Ogni sacerdote è mediatore tra Dio e gli uomini, un compito ben diverso dall'altra figura che, seppur simile, non è la stessa, quella di intermediari. L'intermediario, infatti, fa il suo lavoro e prende la paga lui, ma perde. Al contrario, il mediatore perde se stesso per unire le parti, dà la vita, se stesso. Il prezzo è quello, la propria vita, paga con la propria vita, la propria stanchezza, il proprio lavoro, tante cose. Ma in questo caso il parroco per unire il gregge, per unire la gente, per portarla a Gesù. La logica di Gesù come mediatore è la logica di annientare se stesso. San Paolo sostiene: annientò se stesso, svuotò se stesso, ma per fare questa unione fino alla morte di croce. Quella è la logica, svuotarsi, annientarsi. Oggi ci sono cristiani insoddisfatti, tanti, che non riescono a capire cosa il Signore ci ha insegnato, non riescono a capire il nocciolo proprio della rivelazione del Vangelo. Soprattutto ci sono preti insoddisfatti che fanno tanto male e vivono male, frustrati, in cerca sempre di nuovi progetti. Il loro cuore è lontano dalla logica di Gesù e per questo si lamentano o vivono tristi. Invece la logica di Gesù dovrebbe dare piena soddisfazione a un sacerdote. Se è autentico, egli deve comportarsi come mediatore molto vicino al suo popolo. Dunque non come un funzionario che fa il suo lavoro ma poi ne prende un altro, che non sa cosa significhi sporcarsi le mani. Il sacerdote che cambia da mediatore a intermediario non è felice, è triste. Per questo elemosina la felicità nel farsi vedere, nel far sentire l'autorità. È come quei farisei al tempo di Gesù a cui piaceva loro passeggiare per le piazze per farsi ricoprire di onori. Ma come già ammoniva il Messia, per rendersi importanti i sacerdoti intermediari prendono il cammino della rigidità. Tante volte, staccati dalla gente, non sanno che cos'è il dolore umano. Questi perdono quello che avevano imparato a casa loro, col lavoro del papà, della mamma, del nonno, della nonna, dei fratelli. Perdono queste cose. Sono rigidi, quei rigidi che caricano sui fedeli tante cose che loro non portano, come diceva Gesù agli intermediari del suo tempo.